Buonasera. Stasera facciamo un piattino non proprio particolare, particolare, però delle quaglie facciamo ripiene con un po' di salsiccia. In questo caso qua sto usando la salamella. Adesso l'ho già preparato un po', vi faccio vedere preparare questa e via. Allora, la nostra quaglia l'abbiamo già passata un po' alla fiamma, l'abbiamo già passata. Prendiamo un po' di... Se avete anche il pieno del salame uguale va benissimo. Andiamo a riempirla, bella piena. Ok. Ma si sì, dà ancora un po'. Intanto abbiamo già il nostro gatto che gira intorno alle quaglie. E questo è pronto. Io qua ne ho già preparato un po' per motivi di tempo. Abbiamo ancora l'ultima da preparare. Quello che ci servirà poi, oltre alle quaglie, per fare un soffritto, usiamo cipolle, salvia, olio ovviamente, pancetta. Io in questo caso qua uso la pancetta a dadini. Se non ce l'avete va benissimo, anzi sarebbe anche forse meglio prendere proprio le strisce di pancetta, una bella striscetta, la prendete, riempite la vostra quaglia, la arrotolate e la fate soffriggere. Ci servirà anche del vino rosso, io in questo caso sfumo col vino rosso, il sale quanto diciamo più ne gradite voi, in base ai vostri gusti, e stavo pensando magari di metterci anche un po' di carote, un po' di sedano, adesso la penso un attimino, tanto che vado in cottura. Finisco di riempire la mia ultima quaglia, poi ci vediamo direttamente ai fornelli. Allora, abbiamo messo un bel giro d'olio nella nostra padella. Adesso gli diamo un secondo giusto giusto che si scalda. Vediamo. Più o meno. Serviamo la nostra cipolla. Facciamo sfrigolare un attimo. Io ho fatto un trito grossolano, a me piace così, potete fare anche un trito più fine se preferite. La nostra pancetta. Salvia. E facciamo un soffrittino. Allora, l'olio, quello lo dovete dosare voi a occhio, in quanto io in questo caso sto usando anche della pancetta, quindi un po' di suo grasso lo rilascia. Però diciamo che così per me è sufficiente. Facciamo rosolare proprio 2 o 3 minuti, poi cominceremo già a inserire le nostre quaglie. Inseriamo la nostra quaglia, ne faremo rosolare ovviamente da tutte le parti. In questo caso ce ne ho 8, spero che ci stiano, che in qualche modo ce le facciamo tanto. Sono 8 almeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dice. Perfetto, facciamo rosolare prima di sfumare con il vino in qualche minuto per parte, vediamo quando cominciamo a prendere un po' di colorino, le giriamo e dopo sfumeremo con il vino, poi dopo le lasceremo andare in cottura. Allora, abbiamo già girato le nostre quaglie. Io questo ora appena girate da 3-4 minuti aggiungo un po' di carota e un po' di sedano. In questo caso qua sto usando sedano e carote che avevo congelato io, benissimo, mettiamo dentro, gli diamo altri 2 o 3 minuti, anzi, visto che mi era avanzato un pezzo di salsiccia, gliela sbriciolo dentro che ci dà un po' di gusto al nostro famoso cucio intingo, chiamatelo come volete.
pure. Fuoco sempre un po' vivo, un pochino alziamo un po' di più, così gli diamo un pizzico di sale. Sale, pizzichino di sale, ok. E facciamo rosolare ancora per qualche minuto, coperchio chiuso, tempo che diciamo si smoli un attimino le nostre verdure, e dopo siamo pronti a sfumare col vino rosso. 3-4 minuti al massimo, poi ci vediamo dopo. Allora, passato qualche minuto, diamo una bella sfumata al vino. Io esagero sempre perché sono esagerato, in questo caso qua ho messo un po' di meno di mezzo litro, per quanto voglio farle cuocere anche nel vino. Adesso gli diamo proprio qualche minuto di qua, qualche minuto di là, in modo che ci prendano il colore rosso, e poi dopo le faremo cuocere per almeno un 45 minuti circa. Allora, fa sempre parte della categoria dei volatili, quindi il discorso è sempre quello: è cotto quando è cotto, in quanto quando è bello cotto la carica batterica è totalmente, diciamo, nulla. Eventualmente dopo 40 minuti ne controlliamo una, se vediamo che è cotta bene, se non è cotta la lasciamo andare per 10 minuti ancora fino a raggiungere la cottura perfetta. Detto questo, noi ci vediamo tra circa 45 minuti più o meno, e niente, e poi faremo l'impiattamento. Le nostre quagliette sono pronte. 45 minuti di cottura, sono belle tenerine. Ne ho controllata una prima, adesso ne controlliamo anche questa. Il colorino l'ha preso bene. Si sente bene il gusto del vino, il gusto della cipolla, anche un po' di salsiccia si sente. Adesso quindi farò un fumo della Madonna. Anche di sale sono giuste. Perfetto. Io me le vado a mangiare come al solito, e come al solito ci vediamo alla prossima ricetta. Un ciao a tutti.